Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi andremo a recensire delle casse della Go Groove, queste, delle casse 2.1 con subwoofer, luce LED, questa era Silvia, luce LED e delle casse diciamo non troppo dispendiose comprate su Amazon. Ovviamente prima di partire con lo spacchettamento vi lascio la scheda tecnica con tutti i dettagli delle casse e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e attivare la campanellina come sempre, giusto per essere notificati sempre dei nuovi video, ok? Quindi passiamo alla scheda tecnica e poi andiamo allo spacchettamento. Ovviamente gatto è sempre presente, spacchettiamo la scatola dell'Amazon. Questa è Silvia che ci aiuta a spacchettare. Vai Matteo, tira via la scatola. Senza tirare giù tutto, grazie. E questa è la scatola delle nostre casse. Andiamo come sempre a vederla. Abbiamo casse 2.1 channel, quindi due casse più il subwoofer centrale, 40 watt di potenza. Il cavo di collegamento del jack da 3,5 mm, equalizer, luci LED e appunto gli speaker. Come li vedete, qua sono molto carine. Andiamo ad aprirle. Via, primo imballaggio. E qui abbiamo il subwoofer. Subwoofer che ha... Olè! Che ha al laterale ovviamente la membrana dove uscirà il suono. Abbiamo tre pulsanti, diciamo questo è l'indicatore per il volume, questo è l'indicatore per i bassi e questo è il tasto pulse. Con questo tasto si potrà andare a accendere e spegnere il LED a piacimento. Dietro abbiamo il tasto di accensione, spegnimento, l'ingresso input e l'output e il cavo ovviamente per la corrente. Andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Ovviamente ci saranno le nostre casse. Molto leggero questa scatolina. Se sentite degli rumori dei rumori sottofondo sono i bimbi che mi aiutano a fare l'unboxing. Qua abbiamo cavo jack da 3,5 mm per attaccare le casse. Spacchettiamo questo, spacchettiamo quest'altro e qui abbiamo le casse. Ovviamente noi le rompiamo subito così siamo a posto e dobbiamo tornargli indietro e non facciamo vedere niente a nessuno. E come vedete queste sono le casse. Le casse si compongono di questo materiale abbastanza sottile in plastica, trasparente ovviamente, e i LED ovviamente dovrebbero comparire qua intorno. Qua abbiamo lo speaker. La base è di plastica, chiaramente con i vari piedini. La cassa veramente è molto molto leggera, pesa veramente un tubo, sarà 100 grammi, forse meno. Andiamo ad aprire anche l'altra ed eccole qua insieme. Ho comprato queste casse per sostituire le mie vecchie 5.1 della Creative che hanno più o meno una decina d'anni. Funzionavano, solo il telecomando era di quelli insomma con il cavo e pian piano i cavetti si sono staccati e in realtà basterebbe solamente saldare il cavetto e il problema si risolve, però di un 5.1 io non me ne faccio più niente e un 2.1 mi è più che sufficiente perché di solito uso le cuffie. Quindi per fare una scrivania un pochettino più pulita e ordinata sostituirò questa e questa e anche questo con le nostre casse nuove. In più ho creato questa mensolina dove ho messo il modem e Alexa, sì, esteticamente non è massimo, lo so, e posso metterci anche una lucina a pinza, quindi insomma potrei fare un bel lavoretto. Quindi non ci resta altro che andare a montare e vediamo come viene insieme. Solo tirando via le casse vecchie abbiamo risparmiato tutti questi cavi. Qua dietro c'è comunque il macello, però adesso andremo a riempire con le nuove casse.
Bene, ho montato le casse e adesso andiamo ad accenderle, grazie al nostro piccolo aiutante Matteo che lo farà per noi. Vai! Ed ecco qua le nostre casse, come si vedono con questo bellissimo effetto di blu. Andiamo a vederle più nel dettaglio. Adesso faremo la magia di Alexa. Alexa, spegni giorno. Beh, devo dire che l'effetto notte con queste casse blu è veramente carino. Ovviamente adesso andremo ad accendere anche il computer, che ha la tastiera illuminata. Eccola. Beh, che dire? Bellissimo effetto. Bene ragazzi, quindi non ci resta altro che provarle, come già sentite sottofondo ho già fatto partire la musica, no copyright, senza problemi di appunto copyright, e niente, proviamole e proviamo anche un po' i bassi. L'ultima cosa che vorrei dirvi riguardo a queste casse è le varie recensioni che trovate su Amazon dei vari clienti, chiaramente. E molti hanno lamentato il fatto che le casse sono arrivate rotte, che i LED non funzionavano e che il suono non era proprio eccellente. Noi siamo stati veramente fortunati, quindi non lo so. Fatto sta che per me al momento funziona tutto. L'audio mi sembra ottimo per la fascia di prezzo in cui si trovano le casse, vi ricordo che sono 40 watt di casse, quindi non sono potentissime, e che il prezzo è di circa 55 euro attualmente mentre sto facendo il video. Ovviamente il link vi lascio qua sotto in descrizione. Bene ragazzi, anche questa volta abbiamo finito, io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like se vi è piaciuto il video e a commentare qua sotto se avete qualche domanda, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!